Sotto controllo l'incendio di Novano a Casarza Ligure, prosegue la bonifica. Il rogo è colposo, già individuato un responsabile. La zona più colpita, contrada Boschi a Sestri Levante, danneggiata una casa, altre evacuate, volontari e mezzi aerei ancora sul posto. Tante persone diventano schiave in nome della falsa libertà, così il Papa all'udienza giubilare, solo Cristo dona la vera libertà. Congresso eucaristico, attese almeno 15.000 fedeli per la messa conclusiva in piazzale Kennedy, in distribuzione i pass per partecipare all'evento. Veglia per la custodia del creato, momento di preghiera in veste ecumenica in diocesi oggi alle 17 a Chiavari sul Lungo Entella. Festa della Natività di Maria a Ponte di Gaggiane, portata in processione la Madonna Bambina, Maria illumina la nostra vita, ha detto il parroco Don Andrea Buffoli. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura torniamo ad occuparci del vasto incendio che ha interessato una porzione del territorio di Casarza Ligure e di Sestri Levante. Le fiamme, come noto, sono divampate nella tarda mattinata di ieri in località Novano a Casarza Ligure e poi, sospinte dal vento, hanno raggiunto la vicina Sestri Levante. Questa mattina, per quanto riguarda il territorio casarzese, le fiamme erano sotto controllo. Durante la notte sono proseguite le operazioni per arginare il fronte del fuoco. Il rogo è circoscritto e sono iniziate le operazioni di bonifica. È stata posizionata una vasca temporanea dove gli elicotteri hanno potuto approvvigionarsi per i cosiddetti lanci a raffica necessari per la bonifica della zona. Il fronte del fuoco nella sua estensione ha lambito anche la località San Rocco a Casarza Ligure. Qui sul crinale, oltre ai ripetitori televisivi e per la telefonia, sede anche la chiesa millenaria di San Rocco. Le fiamme stavano minacciando l'area, l'intervento di tre Canadair ha scongiurato il peggio. Ora però la zona non è ancora raggiungibile. Il sindaco Stagnaro ha annunciato un sopralluogo che sarà effettuato non appena la situazione sarà completamente sotto controllo. Le aree percorse dalle fiamme sono state quelle di Novano, San Lazzaro Alto, Casaggiori e San Rocco. Questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione con il corpo della Guardia Forestale, che ha anche puntualizzato alcuni elementi relativamente all'origine di questo incendio. Sentiamo. Adesso l'incendio lo possiamo dare come sotto controllo. Fiamme attive, almeno in questa parte, non ce ne sono più. Siamo in fase di bonifica, stiamo utilizzando ancora un elicottero e due Canadair. Questa mattina comunque avete iniziato presto. Il primo elicottero si è alzato in volo alle 7 e noi eravamo già qui prima dell'alba per valutare dove concentrare gli interventi. Ecco, la notte com'è stata? Pericolo alle case, alle persone? No, non particolarmente brutta. Siamo stati presenti tutta la notte, soprattutto vicino alle case, però non ci sono stati grossi problemi. C'è un punto dove è partito di precisa, già identificato, oppure ritenete che sono diversi punti? È un incendio colposo, è già stato segnalato una persona all'autorità giudiziaria per questo motivo. E alle spalle qua c'è proprio il rifornimento dove dovrebbe arrivare l'elicottero. Abbiamo allestito una vasca mobile che riempiamo grazie a un idrante e l'elicottero riesce a pescare qua a tempi molto molto più brevi tra un lancio e l'altro e non intralcia le operazioni del Canadair. Quando siete intervenuti? Noi siamo intervenuti questa mattina intorno alle 7, ci siamo radunati tutti a Sestri Levante e poi ci hanno distribuito nelle varie zone e noi siamo qui. Il vostro compito quale sarebbe? Il nostro compito ora è quello di bonificare il territorio dopo che gli aerei hanno fatto i lanci, noi con zapper, rastrelli e tiriamo via la brace e buttiamo sopra la terra e bonifichiamo in questa maniera che non si riaccenda il fuoco. Quando siete stati avvisati da Bargali, insomma, un po' tutta Genova è coinvolta? Sì, tutta Genova è coinvolta, stanno arrivando anche delle squadre dal Piemonte. E questa mattina il presidente della Regione Ligure Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo proprio nelle zone colpite dalle fiamme nel territorio comunale di Casarza Ligure. In particolare si è recato in comune dove da ieri è presente il coordinamento delle forze dell'ordine addette appunto allo spegnimento del rogo. Sentiamo l'intervista realizzata al presidente Toti. Una grande presenza, tutti i mezzi della regione hanno contribuito a limitare i danni. Beh, è stato un incendio tra i più gravi di quelli avuti negli ultimi giorni, è stato
non è stato l'unico, anche nel Ponente si sono registrati momenti di tensione in questo senso. È un fenomeno che purtroppo continua di anno in anno, è un fenomeno che dovrebbe vedere aggravate e molto le pene per chi si comporta in questo modo. Distruggere la natura vuol dire attentare alla nostra Costituzione che tutela il paesaggio, e io credo che i piromani siano poco diversi dai terroristi. Dopodiché bisogna ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni duramente, con un clima molto difficile, per tenere sotto controllo le fiamme. Al di là delle polemiche dell'opposizione, che ormai continua a polemizzare su tutto, compreso cose gravi come questa, direi che la macchina ha funzionato, i Canadair sono entrati in funzione con tempestività, gli elicotteri della regione ugualmente. Ovviamente occorre fare un grande lavoro di prevenzione. In questo senso stiamo lavorando anche alla costruzione e alla creazione di una sala operativa unica di protezione civile per tutte le emergenze della regione, che entrerà in funzione, io mi auguro, prima della fine dell'anno. Come detto, le fiamme partite da località Novano Casarza Ligure hanno raggiunto la località Casaggiori e poi si sono estese anche nel territorio comunale di Sestri Levante. Qui sono proseguite durante la notte, riprese all'alba, le operazioni di spegnimento del vasto incendio. E in fiamme diverse località, i maggiori interventi nelle ore del mattino si sono concentrati in località Punta Baffe, dove erano operativi 4 Canadair ed un elicottero. Ancora presto per fare una stima dei danni, la zona maggiormente colpita è stata quella di Contrada Boschi. Qui una casa è andata a fuoco, la coppia che viveva in quell'abitazione è stata risistemata, è stata trovata una sistemazione temporanea da parte del comune. In fiamme anche uliveti e bosco. Proprio in questa località questa mattina abbiamo incontrato il sindaco Valentina Ghio. Sentiamo. Com'è la situazione? Ma adesso la situazione è di maggiore controllo, sicuramente ci sono ancora fronti aperti sul crinale verso Punta Baffe, c'è attivo ancora un Canadair e un elicottero e tanti volontari, 60 attivi e 60 ne stanno arrivando. Mi sembra di maggiore controllo, seppur ad incendio è ancora attivo. Sicuramente, in particolare nella zona in cui siamo adesso, in Contrada Boschi, è stato tutto bruciato e le case sono tuttora evacuate, le 7 abitazioni. Ecco, è proprio la strada che porta alle case. Sì, è la strada che porta alle case. Una, l'ultima, è quella che ieri sera è bruciata. Le persone sono state sistemate a carico del comune in una struttura e adesso, insomma, attendiamo indicazioni anche dal corpo forestale, dai vigili del fuoco, per capire quando le case evacuate potranno ritornare ad avere presenza. Mi sembra la situazione in miglioramento, ma ancora tutta la giornata di oggi serve per capire come contenere i focolai ancora attivi. Siamo in Contrada Boschi, proprio dove c'è stato un punto critico. Un incendio, è bruciata anche una casa e niente, noi ora presidiamo solo la zona perché in teoria per ora è tutto tranquillo. Ci sono gli elicotteri che bonificano e speriamo che non vada più avanti. Ecco, tutto lì. Per ora noi stiamo solo presidiando. Sono i colleghi che stanno procedendo a un taglio di un albero qua? Sì, c'è un albero che sta ancora un po' bruciacchiando, lo abbattiamo per eliminare il rischio che riprenda. Ecco. Comunque, insomma, il rischio alle persone è tranquillo. Eh sì, ormai le persone che dovevano essere soccorse sono state soccorse, ormai sono fuori casa e niente, rimane solo da fare la conta dei danni. Per quanto riguarda Sestri Levante, questa mattina è stata riaperta l'Aurelia in località Bracco, chiusa ieri in via precauzionale, mentre permangono i disservizi idrici per quanto riguarda la frazione di Maccallè, dove già da ieri non era disponibile il servizio di acqua potabile. Gli operai della SAP sono in azione appunto per cercare di porre rimedio a questo disservizio. Per ovviare all'inconveniente, già da ieri era stata collocata in località Casette Rosse un autobotte, questa mattina ne è stata collocata una anche in località Maccallè, dove gli abitanti possono approvvigionarsi. In giornata il problema dovrebbe essere risolto. Ora voltiamo pagina, apriamo la pagina ecclesiale. Questa mattina il Papa ha tenuto un'udienza giubilare. Quante illusioni vengono vendute con il pretesto della libertà e quante nuove schiavitù si creano nei nostri giorni in nome della falsa libertà. Queste sono le parole di Papa Francesco pronunciate questa mattina durante la catechesi. La misericordia del Signore si attua nella redenzione, una parola poco usata oggi, ha precisato il Papa, ma che indica la più radicale liberazione che
che Dio poteva compiere per noi, per tutta l'umanità e per l'intera creazione. Eppure, ha detto, sembra che l'uomo di oggi non ami più essere liberato e salvato da un intervento di Dio. Si hanno così persone che diventano schiave in nome della libertà. Sentiamo un passaggio della catechesi. Tanti, tanti schiavi. Ah, io faccio questo perché voglio farlo, io prendo la droga perché mi piace, sono libero, e io faccio quell'altro, sono schiavi, diventano schiavi in nome della libertà. Tutti noi abbiamo visto persone del genere che alla fine finiscono per terra. Abbiamo bisogno che Dio ci liberi da ogni forma di indifferenza, di egoismo e di autosufficienza. Con la sua morte e risurrezione, Gesù Cristo, agnello senza macchia, ha vinto la morte e il peccato per liberarci dal loro dominio. Lui è l'agnello che è stato sacrificato per noi, perché noi potessimo ricevere una nuova vita fatta di perdono, di amore e di gioia. Certo, è vero che la vita ci mette alla prova e a volte soffriamo per questo. Tuttavia, in questi momenti siamo invitati a puntare lo sguardo su Gesù crocifisso, che soffre per noi e con noi, come prova certa che Dio non ci abbandona. Ora torniamo a parlare del 26° congresso eucaristico nazionale che si svolgerà a Genova dal 15 di settembre al 18 di settembre che si concluderà con la Santa Messa in Piazzale Kennedy. Ricordiamo che nei locali della Curia Vescovile di Chiavari sono in distribuzione i pass per chi desiderasse partecipare a questo evento e inoltre che la messa di apertura del congresso eucaristico in diocesi si celebrerà proprio giovedì 15 settembre alle ore 21 in Cattedrale. Nostra Signora dell'Orto sarà presieduta dal Vescovo. Ora vediamo altri dettagli nel servizio. La celebrazione solenne che conclude il congresso eucaristico di Genova sarà ospitata in piazzale Kennedy a partire dalle 10.30, ma ci sarà un prologo con l'arrivo delle confraternite dalle 7.30 e la preghiera iniziale presieduta da Monsignor Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia. Alle 10.30 l'inizio della celebrazione che sarà presieduta dall'Arcivescovo di Genova, Cardinale Angelo Bagnasco. Nel territorio dell'Arcidiocesi sono sospese le messe della domenica mattina. Si potrà accedere al luogo della messa a partire dalle 8. Piazzale Kennedy sarà suddiviso in due settori, uno con posti a sedere e un altro posti in piedi. Attualmente sono circa 15-16 mila i posti disponibili, poi se dovessero intervenire più persone c'è sempre Corso Marconi e Piazza Rossetti perché con dei maxi schermi si avrà la possibilità di seguire. Il servizio liturgico sarà svolto dai seminaristi e dai novizi della regione ecclesiastica Ligure. I canti saranno eseguiti dalla Scuola Cantorum e dall'Assemblea, sostenuta dal coro formato da 700 cantori e dai cantori gregoriani di Cremona, accompagnati dall'orchestra del Teatro Carlo Felice. La raccolta delle offerte dei fedeli sarà destinata, in comunione con tutta la Chiesa italiana, ai terremotati del Centro Italia. È stata anche realizzata la possibilità per i non udenti, perché ci sarà personale specializzato che tradurrà, insegni la tutta la Santa Messa e quindi ci si aspetta numerosi fedeli sia genovesi ma sia provenienti anche dalle diocesi sia liguri che piemontesi liguri lombarde perché ci stanno telefonando preannunciando pullman che arriveranno. Dalla Liguria evidentemente è consigliata la partecipazione via treno? Via treno o via pullman. Assolutamente Genova non è una città che
ha grandi risorse di posteggi, anche se è domenica e quindi i posteggi sono gratuiti, tranne Piazza della Vittoria, voglio segnalarlo, perché in Piazza della Vittoria si paga anche la domenica, e noi siamo genovesi, lo sappiamo, e, però se si arriva in treno o in pullman è meglio, anzi sarebbe bene segnalare la presenza dei pullman, perché con la vigilanza urbana siamo in contatto e loro segnaleranno poi dove si dovrà sistemare il pullman. Oggi pomeriggio alle 17 sulla sponda chiavarese del fiume Entella si svolgerà la veglia ecumenica di preghiera per il creato. La celebrazione sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Domani pomeriggio alle 15.30 prenderà ufficialmente possesso della parrocchia dei Santi Gervasi e Protasio a Rapallo Don Stefano Curotto, nominato parroco della comunità rapallese. Insieme a lui inizierà il servizio come viceparroco Don Matteo Prettico. La liturgia sarà presieduta dal vescovo. Seguirà un momento di festa. Nelle parrocchie di San Colombano di Vignale e San Martino del Monte diventa amministratore parrocchiale Don Paolo Gagliotti. Andiamo ora nella cappella di Ponte di Gaggio, intitolata La Natività di Maria, è stata festeggiata la Madonna Bambina, un momento di comunità forte caratterizzato da preghiera durante la preparazione e dalla processione tra le case del quartiere. Maria è la luce che guida il cammino degli uomini. La festa della Madonna Bambina, celebrata nella cappella di Ponte di Gaggia a Ne, ha ruotato attorno a questo invito: affidarsi a Maria in ogni momento, soprattutto in quelli difficili e di affanno, per conoscere la bellezza del ricominciare. Proprio in questi giorni la comunità si è proprio stretta intorno, cioè è come se si percepisse in questi giorni il desiderio della gente di essere custoditi da un abbraccio più grande del nostro, ecco. Tutti i momenti di gioia, di accompagnamento della vita che sono necessari, che però non sempre noi sappiamo dare purtroppo, li abbiamo riscoperti questa sera in Maria, contemplando il suo mistero in questi giorni e partecipando come comunità, che penso sia la cosa più importante e più bella che una comunità cristiana possa fare. La festa è stata preparata con diversi momenti di preghiera in cappella e con una serata mariana tra le case del quartiere. Al termine della messa solenne si è svolta la processione sino alla piazza dei Conscienti, che Don Bufoli ha guidato per la prima volta. Un percorso caratterizzato dai lumini accesi nelle abitazioni, un segno forte di comunità. Un momento spirituale, ma anche un momento di costruzione del tessuto della comunità, con l'aggregazione, con lo stare insieme. Sì, io dicevo nel pensiero finale che intorno all'immagine di Maria abbiamo visto tante luci, create dall'uomo ma anche accese proprio da noi, no? Ecco, questa luce secondo me non deve spegnersi e non deve diventare una luce a cui noi ci abituiamo, ma dobbiamo sempre rinvigorire questa luce. Questo secondo me ci permetterà di essere comunità cristiana autentica e cristiani veri sull'esempio di Maria. Domani si celebrerà la festa della Madonna della Pace sul Monte Caucaso. Alle 9.30 ritrovo a Barba Gelata e la partenza per il monte, dove si pranzerà al sacco. La messa in suffragio dei caduti sarà celebrata nella chiesa di Barba Gelata alle 16 da Don Antonio Vigo, già cappellano della Marina Militare Italiana. Nella parrocchia di San Rufino a Levi si festeggia Nostra Signora della Guardia, sante messe alle 8, alle 10.30, alle 18 il vespro, la processione con l'omelia di Monsignor Lelio Roveta, l'adorazione e benedizione eucaristica. Lunedì alle 19 la messa per i caduti di tutte le guerre presso il monumento loro dedicato accanto alla chiesa parrocchiale. Nella frazione di Valle Piana sopra la Croce, festa della Natività di Maria, nell'occasione saranno inaugurati i restauri alla chiesa. Domani alle 16 ci sarà un momento di incontro per illustrare i lavori. A seguire sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale si svolgerà la processione con l'Arca Mariana. E proseguono i festeggiamenti per il Santo Crocifisso a Borzonasca. Domani mattina alle 6 la Santa Messa a conclusione della notte di misericordia, alle 11 la messa solenne, alle 17.30 la celebrazione per i defunti e gli ammalati, presieduta da Don Sergio Galletti, canonico di Lourdes. Infine alle 20.30 i vespri, la processione guidati da Monsignor Gero Marino. Si aprono a San Salvatore di Cogorno le celebrazioni per la festa dell'esaltazione della croce. Domani mattina ci sarà l'accoglienza della croce pettorale di Papa Innocenzo IV sul sagrato della Basilica dei Fieschi. Il clou sarà mercoledì 14 con la messa presieduta dal vescovo. Qui seguirà il ricordo di Don Marcello Botto, indimenticato parroco della zona pastorale. Sentiamo.
Inizia domani il triduo di preparazione, però con un momento speciale proprio domani domenica. Che cosa avverrà? Alle ore 11 ci troviamo con tutti i parrocchiani che lo desiderano, chiaramente sul sagrato della Basilica, per accogliere la reliquia della Santa Croce, che è diciamo la croce pettorale di Papa Innocenzo IV, che porta tre pezzetti della croce di Gesù in legno. Rimarrà in esposizione lunedì e martedì, dove prosegue il triduo di preparazione con le lodi alle 9, la messa alle 19, poi la festa, il giorno è mercoledì 14, quali saranno gli orari delle celebrazioni? Manteniamo gli stessi orari, quindi alla mattina le lodi e al pomeriggio alle 19 la celebrazione dell'Eucarestia, presieduta dal nostro Vescovo, Monsignor Alberto, e con tutti i sacerdoti che hanno conosciuto Don Marcello Botto, perché c'è anche questa occasione bella ricordare lui a 15 anni dalla sua morte, lui che è stato così tanti anni parroco a San Salvatore, per un breve periodo anche a Brecanecca, tanto bene asseminato a San Salvatore. Che cosa avete pensato anche di fare per ricordarlo? Le ultime benedizioni delle famiglie abbiamo portato un ricordo di Don Marcello con una sua preghiera che poteva essere adattata a qualsiasi persona. Ed è stato molto bello vedere come le persone a San Salvatore abbiano tutte un ricordo speciale, particolare e unico. Alle 19 durante l'Eucarestia faremo un ricordo suo e poi al termine distribuiremo un opuscolo che è stato regalato di 52 pagine dal titolo La Campana, che era il giornalino che lui faceva, tutto dedicato a Don Marcello, con delle testimonianze dei suoi ragazzi, con le testimonianze dei sacerdoti che l'hanno conosciuto. È stato un desiderio proprio dei ragazzi di Don Marcello poterlo ricordare e farne una memoria grata. Ricordiamo che oggi e domani all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante si terrà il primo di una serie di tre incontri rivolti alle coppie di sposi e incentrati sull'approfondimento sui temi dell'enciclica di Papa Francesco Amoris Laetitia. In particolare oggi alle 16 ci sarà la testimonianza di Nicoletta e Davide Oreglia, mentre domenica mattina Don Francesco Pilloni terrà la catechesi sul tema spiritualità della comunione soprannaturale. L'incontro è aperto a tutti, in particolare agli sposi che vivono nel territorio della nostra diocesi. Andiamo ora a leggere una notizia sul nostro sito che fa riferimento ad un'iniziativa di solidarietà, una delle tante che vengono organizzate a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Il Comitato La Casetta di San Colombano Certeno ne ha infatti in previsione un pranzo a sostegno del Comitato Assistenza Malati. L'appuntamento è domani alle 12.30 al campo sportivo di Coreglia Ligure. I commensali potranno assaporare gustose pietanze e contribuire con le loro offerte all'attività che il Comitato porta avanti a sostegno degli ammalati del Tiguglio. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le ultime notizie e aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, un'Europa sociale, carta di Atene contro l'austerità, ma Berlino attacca il vertice tra Tsipras, Renzi e Hollande. Il summit dei 7 paesi del Mediterraneo chiede più investimenti per sostenere la crescita e l'occupazione, ma la Germania afferma poco intelligenti. A centro pagina, prova di forza atomica. La Nord Corea fa paura. Quinto e più potente test nucleare del regime minaccia di nuove sanzioni. All'interno del quotidiano cattolico, Parigi era la Gare de Lyon, l'obiettivo delle tre jihadiste teleguidate dalla Siria. Hollande, attenzione, altri sono pronti. Damasco, Kerry e Lavrov a Ginevra, fermare l'assedio di Aleppo. Educazione affettiva in attesa, slittano ad ottobre le linee guida promesse dal ministro Giannini. Nuovo appello di AGES, Forum delle associazioni familiari, non si modifichino i piani di studio senza sentire scuole e famiglie. Adesso la prima pagina del secolo XIX ad Atene, il vertice contro l'austerity, l'ira di Berlino, l'emergenza incendi in fumo i boschi sopra Casarza Ligure, ed è la ripresa della pagina del Levante con testimonianze e foto, 40 ettari in fumo, sospetti su un residente, case evacuate, Canadair in volo, rimandato un banchetto di nozze, il rogo originato probabilmente da un decespugliatore in avaria, ore di apprensione per l'incendio divampato tra Moneglia e Casarza Ligure, Valle Grande crea una trincea contro il fuoco, cittadini al lavoro nel ricordo del disastro vissuto nel 2004. I pompieri mi hanno salvato dalle fiamme, questo è il racconto di uno dei residenti che si è rifugiato all'ultimo piano in Contrada Boschi e ha atteso. ATP taglia le corse nei festivi e sulle linee minori, collegamenti ridotti del 30%, sindaci in rivolta, misure folli e non concordate.
di oggi è stata annunciata come una delle giornate più calde dell'estate 2016 ed in effetti, come possiamo vedere anche sulla rete osservativa di Rete Limed del centro Meteo Ligure, le temperature già in queste ore hanno superato i 30 gradi, notiamo i 34 gradi di Lavagna, 33 su Chiavari, 31 Rapallo, e attirano l'attenzione anche le temperature nell'entroterra, troviamo 30 gradi a Belpiano e 29 a Casali di Borzonasca, anche sulle alture a Vetana, Rezzoaglio 25 gradi, 23 al Monte Laghicciolo, 27 gradi a Loco Rovegno. Insomma, temperature elevate che si protrarranno anche nella giornata di domani, anche se le previsioni sono di una leggera flessione, quantomeno nelle massime, ma permarrà l'alta pressione che garantirà quindi bel tempo. Da Santa Margherita Ligure invece giunge notizia che sono stati ripuliti dopo 35 anni gli spazi sotterranei della scuola media Rossi. Si tratta di due locali utilizzati per anni come magazzini dove si sono accumulati circa 30 metri cubi di rifiuti. Per trasportare il materiale all'ecocentro di Via Dogali ci sono volute due mattinate di lavoro e l'aiuto di 12 persone, di cui 8 membri della squadra di nettezza urbana. Il sindaco Paolo Donadoni e l'assessore Beatrice Tassara si sono impegnati a riconsegnare i due spazi alla scuola per essere così impegnate in modo utile. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono altre notizie. Per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Con le immagini di Mirko Stilla andiamo al porto turistico di Chiavari, dove questa mattina è stato inaugurato un nuovo sollevatore che da oggi consentirà alle persone con disabilità di poter accedere agevolmente alle imbarcazioni. La gestione di questo sollevatore sarà affidata da Marina Chiavari a Lega Navale Yacht Club per garantirne il miglior utilizzo possibile. La nuova attrezzatura consiste in una gru che, previo posizionamento su sedile con imbragatura di sicurezza e con l'aiuto degli operatori, consentirà il sollevamento dei disabili dalla panchina direttamente all'imbarcazione. Il nuovo strumento è situato sul pontile adiacente allo scivolo di alaggio e di varo delle imbarcazioni. E questo era un servizio da tempo richiesto dall'utenza del porto, sia dai residenti sia dai turisti. Avete visto le immagini, ne parleremo ancora nei nostri telegiornali. A te la linea, Cristina. Bene, grazie. Ricordiamo ancora un appuntamento per la giornata di domani. Si svolgerà la serata conclusiva della 29esima rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi all'Auditorium San Francesco di Chiavari con la cerimonia di premiazione. Lo spettacolo Man Vu Shu Di, condotto da Maria Teresa Bernardi, che inizierà alle 21 e tutta la serata sarà allietata dalla voce di Laura Parodi, Ilaria Laruccia e da il fisarmonicista Fortunato. Siamo giunti al termine di questa edizione del telegiornale. Ricordiamo la notizia di apertura, quella del vasto incendio che sta interessando dalla giornata di ieri località in comune di Casarza Ligure di Sestri Levante. Il consigliere comunale Marco Conti ha inviato alcune fotografie che fanno riferimento alla casa andata distrutta in località Boschi, Contrada Boschi, una delle località del comune di Sestri Levante che maggiormente è stata danneggiata dal rogo. Vediamo appunto questo antica casa che appunto è stata avvolta dalle fiamme. Gli abitanti, come abbiamo avuto modo di dire anche nel corso del nostro telegiornale, sono stati a spese del comune risistemati in altre abitazioni temporaneamente. Intanto vediamo anche la zona limitrofa di Contrada Boschi arsa dalle fiamme, con questo scenario lunare che si può vedere in questa zona. In fiamme anche boschi e uliveti proprio di tutta quell'area. Sono diverse le persone che al momento non hanno fatto ancora rientro nella loro abitazione in attesa che venga data al nulla osta delle forze dell'ordine, di coloro che stanno operando per la bonifica dell'area per evitare che ci siano eventuali riprese del fronte del fuoco. Ulteriori aggiornamenti nel telegiornale serale, questa sera alle 19.15 e alle 20.30 e 22.45, vi ricordo alle 17 la diretta dal Lungo Entella, dalla sponda chiavarese del Lungo Entella per la veglia ecumenica di preghiera per il creato. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata, buona domenica.